Sì, sto registrando adesso e ho visto che c'è una opzione, guarda, perché mi sembra abbiamo parlato l'altra volta e era un po' confusione e si può alzare le mani, si può alzare il mano. La mano è dove trovo l'opzione? Aspetta, io vado al cellulare perché tu hai probabilmente applicazione, Io ho il tablet e c'ho il cellulare, eh? però Ah, non so. ok, provo anche. Ma magari mando un messaggio, alzo la mano. Aspetta. Così? No. Che tu hai alzato la mano, si trova. Ah, sì. Si trova. Trovata, trovata. Trovata, Take Mattiaccio. snapshot anche. Captions, anche captions. Io vado fuori con. Ah, devo Ah. fare. Ho capito. Quindi sì. Change background. Audio. Dai. Vediamo se sta lì, ok? Share screen. Ciao, ok, ciao. Start sharing. Guarda. Musica. Ciao, sono Alessandro nella mia pizzeria alle pizze. Adesso vi mostrerò il mio impasto. Bravissimo, impasto. Gli ingredienti che andrò a utilizzare sono 1 litro di acqua a temperatura ambiente e 1,750 kg di farina, 3 grammi di lievito fresco, 50 grammi di sale e 20 grammi di olio. Olio si scriva con G, oglio o olio? Olio, Olio, ah, ok. olio. Extravergine di oliva. Passiamo adesso alla preparazione dell'impasto. Per prima cosa, versiamo l'acqua nella ciotola. Versiamo, come. Spill. We will. Yes, to spill is. Ah, yeah. Ma spille è quando io. Non sono un po', non sono abbastanza attento e io, Perso, inverso. quando tu hai qualcosa, quando tu fai l'acqua Bravo. Ok. Rovesciare, quando rovescio qualcosa. questo è spill, I spilled my dress. Ho versato, anche versare, ho rovesciato l'acqua, rovesciato l'acqua, scrivo. Ok, devo Rovesciare lasciare. l'acqua. Rovesciare l'acqua. Ok, sciare, come sciare, ma Ricordati sci di she is beautiful e sciare, Yeah. rovesciare, sciare Rovesciare l'acqua. l'acqua. Rovesciare, vedi, puoi anche fare rovesciare, perciò c'hai Vedi, sciare, io sciare. scrivo anche, sai, guarda. Rovesciare acqua su
su quella scritto maglia. Ok, dove sei? A che numero sei? 12. Rovesciare l'acqua su, ma sulla, sulla maglia, che diventa sulla, sì, sulla così, eh? Maglia, due L, sulla, sempre ricordati, sulla diventa sulla, ma sul, okay. Sul è con un L. Su, allora, su, la, che diventa sulla, sulla. Sì, 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 ma sul è con un L. Il sul è con un L, sì, hai ragione. Okay, sul, okay, okay. Sulla, perché c'è la maglia, e, ma, e tu hai scritto maggia, perciò è maglia, glia, ears, ricordati ears. Io per imparare a dire years, years, faccio quel GL, faccio gli. Yeah. Eh sì, sì, gli. Abbiamo anche in sloveno. Cioè, sai, no, no, il nostro capitale si chiama Ljubljana, doppia gli. Ljubljana. Ljubljana? Ljubljana? Ljubljana. E come Ljubljana. Ljubljana. Ma si scrive come io scrivo adesso in italiano, eh? Ok. Ljubljana. E come si questo legge? Ljubljana, però devi fare un GLI dove è scritto in italiano, metterci la I, ecco, Ljubljana, no? Ok, perfetto, Ljubljana, sì, e quindi Ljubljana. Lo abbiamo, questo GLI, abbiamo anche in sloveno, Ljubljana. Ljubljana, facile, facilissimo, il suono uguale. Prendere il sale e lo scegliamo no e lo sciogliamo scegli ricordati sciogliamo, sempre sciogliamo così. Non abbiamo SH. Sci. Allora, scrivi sci in inglese. Ok. Scrivi così ti ricordo. Sì, sì, va bene. Adesso scrivi SCI in italiano. I non è, ma SCI in italiano. Ok. Sì. Ah, ok. Sì, inglese è sì. Ok. È uguale, lo stesso suono, sì. Ok, capisco. È sì. È sì, e vuol dire lo sci, sciare. Lo sci. Gli sci. Sì, sì, sì. Ok. Sì, in inglese è lei. Ok. È sì. L'Italia. Ok, bene. Quindi sciogliamo. Prendi il sale e lo sciogliamo. È difficile, sciogli, perché c'è anche la gli, hai uno sci. Ah, e poi questo una... è G anche, G-L-I, così? Gliamo. Sciogliamo. Fammi vedere che non vedo. Scrivo sì, no? Ma sci, tu hai detto sci, eh? Ah no, sì. È ci, ecco, ci, ah. Sciogliamo. Quando sentiamo sotto le mani che sale è completamente
sciolto, sciolto, questo è giusto, prendiamo la farina e gli aggiungiamo circa un 10% e successivamente andiamo a prendere il lievito e lo andiamo a sciogliere nell'impasto. Nell'impasto, sciogliere vuol dire sciogliere, come in inglese sciogliere? Puoi scrivermi in inglese sciogliere, così lo scrivo anche. Guarda. Sciogliere. Translate. Sciogliere. Melt. To melt. The snow is melting. Huh? Melt. To melt. Sì. Melt. Melt. Si scrive M e melt. Melt. M A I M E L T. Quindi M E L T. Melt. M E L T. Melt. Melt. Ma infatti adesso si legge come è scritto, melt, ma questo non è sempre così in inglese. Melt. 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 Okay. Melt. E lo andiamo a sciogliere nell'impasto. Adesso possiamo continuare la lavorazione versando la farina a pioggia. Come farina a pioggia, come farina cade come pioggia, Fai così. Poco per volta. Fai cadere. Ah, sì, sì, sì. Poco per volta, quando l'impasto si staccherà. Staccare. Ok? Staccherà, guarda, staccherà, detach, ah, detach, it will come off, oppure staccherà, reverso, vediamo allora, reverso, scusa un attimo, quando devo andare a rispondere alla porta, forse c'è il postino. Okay, forse aiuta. Detach. Probabilmente dopo un po' staccherà la spina e se furbo farà solo finta di ascoltare. Ok. Detach the plug. If it's smart, he will just pretend to listen. Ok, whatever. Arrivo subito, devo andare a vedere un attimo. Bene, bene, tranquillo. Ti staccherà la pelle dalle ossa. Dove aiuta? It'll rip. Ah, ok. Tear. Romperà il vetro e ti staccherà via la mano. He'll go right through the glass. Take your hand off. Staccherà. Aha, ok. And the leopard, he just like bites your head off. Ok, va bene. Staccherà. Copy. Definition. Ah, questo è bytes, ok. Poi faccio così. Staccherà, faccio così. Screenshot? Ah.
Stacchierà, ok. Bene. Adesso. Stacchierà, ok. Faccio un'altra volta screenshot. Full screen. Ok. Staccherà. Possiamo trasferire sul banco di lavoro, workbench, e continuare la lavorazione. Ciao. Ciao ciao. Sentite, raga, no. Ti sentiamo? Sì, ti sentiamo. Sì. Deve No, essere. Yehuda. Yehuda è qui? Sì, eh? Grandine! Per quello. Però non si sente la voce. Sì. Dov'è che eravamo rimasti, Mattias? Dimmi. Staccherà, staccherà. Sai cosa significa? Staccherà. 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 È come detach o tear o rip. Come e il leopardo ti staccherà la testa a morsi. Di età, c'ha? Dramatic, dramatic. Ti staccherà la pelle dalle ossa. Ma ossa è come the bones? È ossa. Ossa, bravo, doppia The S, bones. ossa. Ah, Bones. Ossa. Ossa. Bones. Ma guarda, ossa in Osso. sloveno significa la vespa. Ok, osa. E sai Ossa. che c'è il verbo osare? Lui Osare. osa. Osare. Osare. Significa? Lei osa. Non osare, osa osare. Lui Lui, osa. lei osa. Osa. E significa? Osare cos'è osare? Qualcosa che magari. Non devi fare, ma lo fai, allora osi farlo. Ok. Yehuda, È un sapete, dai, Yehuda, sei vivo? Non ti verbo sentiamo, usare. dai. Vado a cercarlo, osare. Verbo Così, usare. guarda, osare. Faccio io, osare. Luigi. Sì? Ma non vedo, cosa vedo? Venture, ma io ho scelto in venture, take risk, risk, riscare. Be daring anche. Rischiare, sì, osare, non al bambino magari quando sta toccando il fuoco, Don't no, dare, non don't osare dare. toccare. Don't dare, eh? Non Non osare. usare, non farlo, non usare. Guarda, don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. No, Questo è di Whitney Houston. No. I had nothing in if I don't have you. I have nothing. Conosci? No, magari l'avrò sentita, ma io in inglese le canzoni devo mettermi a capirle, a sentire in inglese, cantarle, provare a capirle. Devo fare. Ragazzi, scusatemi, io devo scappare. Devo scappare, ma Yehuda, continui. Ok, possiamo parlare io e Yehuda, ma non. Auto M. Auto M.